E benvenuti ragazzi e ragazzi, e benvenuti su San Prova Assieme con Grande Mark. E oggi siamo di nuovo su Feast of the North Star Legends Revive. Partiamo. Non so perché ho fatto così. Allora. Ok, eccoci qua. Allora, ovviamente, prima di tutto, controlliamo le inbox con tutti i regalini, cose, vai. Io ho 11 pietre di Dinsky. Accettiamo l'amicizia di Shannon. Mission, esperienza, scommetto level up. E sono fatti. Cosa non sono level up sul level up? Sono level 15. Ho sbloccato il Colosseo. Ok. E infatti parte il tutorial classico che c'è. Dojo. Ok. Io sono lì. E sfido questo tipo. Ok. Andiamo a sfidare il tipo. Eccoci. Una bella squadretta. E non sto toccando, ma è auto normalmente da solo fa. È auto da solo. Va bene. Ok. Se lo dici tu, noi lo facciamo. Ha ha ha. A B B B C B B D B B L. Poi Daily the Reward. Ok, ogni giorno se faccio un combattimento o cosa. Il Colosseo mi dà queste cose. Ok, va bene. Vabbè, tante ricompense, ma tante. E controllo sempre ragazzi se sto registrando, perché ho dei problemi con questo parco di iPad del cavolo. Ma sono solamente dettagli. Allora, ok, adesso io ho ricontrollato di nuovo. Per sicurezza vorrei vedere una cosa. Vado in foto e voglio vedere. No, ok, non ce l'ho. Volevo vedere se vado la registrazione di giovedì. Che le cancello così ho memoria per registrare subito il video della settimana dopo. Ok, comunque andiamo a controllare le varie cose. Login bonus, ok. Prima di gacha Ryuga. Che figo, ci dicono c'era Batch come nei giochi classici di dove devi andare a pullare. C'è la bacio di Ryuga, figo, che tecnicamente è il fratello di Kuya, l'amata di Ken, se non erro. Poi vabbè, andiamo a fare le classiche free pull, quelle che ci sono. E mi sa ragazzi che oggi possiamo fare un video pull, perché con 6790 gemme, qua si chiamano, si potrebbe fare, contando che costano 400, si potrebbe anche fare, non dico di no. Non mi dispiacerebbe appunto farlo, quindi andiamo con la prima dei 5, le varie cose che mi dà ogni giorno. Sì, tutto sommato, voglio vedere qua un attimo velocemente. Ma sì ragazzi, sapete cosa? Ma sì, ci andiamo a fare proprio Ryuga. Sì sì. Che poi allora, qua vedo che ha un drop bassissimo dell'8%. Poi vabbè, i principali sono Ryuga, Shin, Hurt e come lo chiamo io, Dino. Fighter Information mi dà un cacchio. E andrei a fare una bella pull. Vediamo quante cose mi dà. 3, 6, ah ok, mi dà 6 reward, 6 ricompense
Una di queste poi dovrebbe essere il personaggio. Tecnicamente. Poi non lo so. Sto scoprendo anch'io insieme a voi questo gioco, ragazzi. Ok, allora, io andrei in continuazione, comunque avendone abbastanza di gemme possiamo fare un bel po' di pull. Comunque, mi dispiace un po', la cosa che mi pecca anche di questo gioco è che non c'è... Ok, allora, in questa non abbiamo niente. Continuiamo con un'altra. E un'altra. E un'altra. E un'altra. E un'altra. Ok, ci diverte, ci diverte, ci diverte. Oh, ci ha dato una settima ricompensa. Aperto il cuccione. Vabbè, non c'è. Ok, adesso ho capito. Praticamente lui, quello che mi sa che è il rate più basso, cioè il rate più alto, e comunque è una, ti dà la settima ricompensa che è il personaggio. Beh, non mi fai impazzire come metodo di pull. Questa qua è la prima pull seria che vedo. Non mi fai impazzire. Così oggi dovrebbe darti magari anche dei personaggi. Magari ti dà solo quelli N. Però non mi dispiacerebbe. Io andrei con l'ultima per adesso, perché comunque non mi ho fatto 4 minuti in pratica per trovarne uno solo. Ha un rate molto basso, è un po' bruttina come cosa. Però sì, perché ne avevamo 6.000 e passa, siamo a 2.000, ne abbiamo usato 4.000 per trovarne uno solo. Magari il cracker, ci sta che Ryuga abbia un rate up basso perché è forte, però troppo basso. Poi se con 4.000 me ne fai trovare uno solo, che fa, per me fa pure schifo, perché Earth non mi piace, mi fa pure schifo, va bene, cioè ok, ho sbloccato cose che non so neanche cosa ho sbloccato, quindi ok. E boh, andrei a prendere le ultime ricompense e poi direi di finire. Come primo video sul gioco inteso di pull, come primo video pull ci può stare. Anche se, ripeto, con 4.000 trovarne uno solo, di quell'uno solo, è uno di quelli che a me proprio non sopporto. Intanto ricompensa da Monster, ma va bene. Non so il motivo, però, cioè con 4.000 trovarne uno è brutto, però diamola buona. Comunque vorrei metterlo in team Earth, perché comunque è un SR forte. Vorrei togliere Colonel perché mi sta un po' sul palle. Come si fa? Vabbè, tanto gli faccio un class level up. Comunque ripeto, un SR comunque non fa schifo, è forte. Per me fa schifo, nel senso, perché non mi piace come personaggio. Level up assurdo, solo level up stiamo facendo. Sono già livelli di sotto, buono. Ho sbloccato anche le challenges. Events, che questo qua non devo per forza farlo. Sì, lo devo fare. E invece no. Boh, io con sincerità, ragazzi, adesso andrei a vedere appunto come posso metterlo in team. Non so come si fa. Ci devo capire un po'. Vabbè, con calma penso che lo capirò. Adesso poi stoppato il video, ragazzi, mi metto e cerco di capirci qualcosa e vedere come posso cambiarlo in e metterlo nel team. Ma per il momento direi che come personaggi ci siamo, perché comunque ci sono quelli fighi, quelli belli, forti, non male comunque, tutto sommato, ripeto. Non ho trovato Earth, che comunque non è tutto il suo granché per me, però magari appunto è forte, quindi non andrei a mettere nel team, quello sì. E
tipo figo, posso vederlo tutto intero, mi piace, figo, ok. Vabbè, non mi interessa quello, però poi appunto c'è Ryuga, figo, c'è, ho visto Raul UR, figo. Comunque ragazzi, vi direi che per questo video è tutto, mi raccomando, un pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi, fatto, noi ci vediamo in un prossimo video, e quindi pica pica a tutti, e direi di Okuto Shinken.